Ciao a tutti e ben ritrovati tra Ingresserci. Riprendiamo dopo la pausa estiva con questi contenuti gratuiti sul canale. Diciamo subito che è stata un'estate da un punto di vista operativo abbastanza attiva, come d'altra parte anche l'estate scorsa. Raramente ci sono state giornate molto noiose, c'è stata sempre attività che anche da un punto di vista di noi dei trader ha reso possibile operare tranquillamente. Oggi vorrei parlarvi di sim trading, trading in simulazione. C'è chi dice bene, chi dice male, c'è chi dice che è inutile e chi addirittura dice che è dannoso. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza e poi, come sempre, vi dirò la mia. Iniziamo col definire cosa è il sim trading, o meglio, cosa io intendo per sim trading. Trading simulato è quell'operatività, quindi l'inserimento di ordini, su una piattaforma che è la stessa piattaforma con cui noi poi andremo in live, in tempo reale, quindi a mercati aperti, utilizzando la stessa metodologia, stessi setup e lo stesso numero di contratti che poi andremo ad utilizzare o che normalmente utilizziamo in live. Allora, fare questo ha senso? La risposta non è univoca come sempre nel trading, bisogna fare un distinguo. Possiamo distinguere perlomeno tre categorie. Una è quella dell'operatività di lungo termine, poi l'altra categoria è quella dell'operatività completamente automatizzata, e poi c'è la terza categoria dell'operatività di brevissimo termine, totalmente manuale o comunque parzialmente manuale. Per quanto riguarda le prime due categorie, quindi un'operatività di lungo termine, anche se manuale, e un'operatività completamente automatizzata, in queste prime due categorie potremmo dire che fare sim trading ha poco significato, poco senso. La stessa cosa può essere fatta, anzi si risparmia tempo e magari anche più efficace, semplicemente fare un backtest di questa strategia, quindi farla girare completamente in autonomia dalla macchina e poi valutare la metodologia, quindi se andare live, se modificare determinate cose, eccetera. Farla girare in tempo reale magari può aver senso semplicemente per verificare degli aspetti tecnici diciamo dell'inserimento di ordini, ma non ha senso poi farlo per più tempo, in quanto semplicemente fa tutta la macchina e comunque sia non ha senso o perlomeno è troppo dispendioso in termini di tempo ad esempio valutare fare una simulazione su una strategia di lunghissimo termine, che comunque sia si basa anche su aspetti di tipo fondamentale. Quindi entriamo in un campo per il quale la simulazione ha veramente poco senso. Terza categoria invece è quella dell'operatività di brevissimo termine, totalmente o parzialmente manuale. Ecco, e qui in questo caso si aprono i dibattiti sull'utilità o meno del sim trading. Iniziamo dalle critiche che normalmente si fanno. Le critiche del numero uno è quella che gli eseguiti in simulazione non sono gli stessi che si hanno in live, a mercati, diciamo, quando si è connessi al mercato, quindi quando l'ordine va veramente a mercato e non dentro il simulatore. Ecco, questa cosa è vera, ci sono delle leggere differenze, magari le differenze sono ancora maggiori in un fast market, però tendenzialmente nei mercati liquidi la differenza è veramente minima. Se abbiamo un buon simulatore, un simulatore di qualità, una piattaforma che funziona bene, veramente dal punto di vista di eseguiti la differenza tra sim e live è veramente minima. Quindi da questo punto di vista mi sento dire che questo tipo di critica lascia il tempo che trova, non ha molto senso. Poi la seconda critica, sicuramente più importante, è che facendo sim non è presente minimamente, o perlomeno in misura molto molto ridotta, l'aspetto psicologico. Ecco, questo è sicuramente vero, in quanto in sim sappiamo bene che l'aspetto psicologico, non avendo denaro reale a rischio, è ridotto al minimo. Sappiamo bene che l'aspetto psicologico fa una grandissima differenza, quindi
questa obiezione al sim trading ha i suoi validi motivi. Noi stessi in Trading Research in questo periodo stiamo da diversi mesi che stiamo lavorando in modo particolare sull'aspetto psicologico, sia per quanto riguarda proprio noi stessi che anche da un punto di vista formativo. Per chi fosse interessato, a fine ottobre uscirà un corso specifico sull'argomento. Quindi questa seconda critica ha un suo valore, anche se in determinate condizioni, in determinati contesti, io personalmente ritengo che il sim trading possa avere una qualche utilità. Andiamo quindi a vedere perché, quando e come in determinate circostanze ha senso, secondo me, fare sim trading, soprattutto ovviamente se fatto bene. Innanzitutto iniziamo dal dire che se si opera nel breve brevissimo termine, avere un'ottima manualità con la piattaforma di inserimento ordini è fondamentale. Ridurre al massimo, se non eliminare del tutto, la possibilità di fare errori di inserimento ordini è molto molto importante, può fare veramente la differenza, soprattutto se si opera nel breve brevissimo. Quindi la velocità nell'inserimento, modifica, cancellazione ordini, velocità ed efficacia nel risolvere magari anche determinate emergenze in un fast market o uno stop che viene saltato, eccetera eccetera. Quindi avere un'ottima manualità e facendo sim trading nel modo più realistico possibile e con una piattaforma di qualità aiuta a sviluppare una sorta di memoria muscolare nel gesto atletico del trader. Quindi sostanzialmente ce lo ritroveremo quando poi saremo live, e quindi c'è poi l'aspetto psicologico. È sicuramente utile in tal senso per i principianti, per chi si è da poco avvicinato ai mercati, quindi deve prendere confidenza con la piattaforma e sviluppare proprio da zero questi automatismi. Quindi in questo caso è veramente molto importante. Anche per i trader esperti può essere utile fare per un determinato periodo del sim trading in determinate circostanze. Innanzitutto, quando si cambia piattaforma, si va su una piattaforma nuova che non si conosce, può essere utile per un breve periodo fare del sim trading, abituarsi alle nuove feature della piattaforma, alle nuove funzioni, magari a un modo diverso di inserire ordini e modificarli, eccetera eccetera. Quindi per un breve tempo ha senso, anche per un trader appunto esperto, fare del sim trading quando si cambia piattaforma. Può aver senso sempre anche per un trader già con dell'esperienza quando si cambia metodologia, ovvero sia si modifica, si inseriscono delle nuove tipologie di setup. Ecco che ci si può allenare un po' in sim, sempre a mercati aperti, sempre in modo il più realistico possibile, per abituarsi ad eseguire questi nuovi setup. Stessa cosa può aver senso quando si cambia strumento finanziario, si passa da uno strumento finanziario all'altro, per prendere un po' confidenza con il nuovo ambiente può aver senso farci un po' di sim. In ultima analisi può essere utile anche chiaramente a chi ha già fatto live, chi è comunque sia ha già dell'esperienza, anche in determinate situazioni in cui ce lo richiede il nostro plan. Mi spiego, ci sono casi ad esempio in cui mi è accaduto sia a me personalmente, ma che vedo a tanti trader, quindi magari uno nel plan può mettere determinate regole in tal senso. Quando ad esempio in una giornata si fa un big gain subito ad inizio giornata, un big gain ovviamente rapportato ai nostri gain normali in rapporto alla nostra size, quindi magari nei primi minuti della giornata si fa subito un gain, un big gain. Ecco, molti trader in queste situazioni tendono a ridare indietro buona parte dei guadagni, forse troppi, per cui magari uno può mettersi la regola che in queste circostanze si switcha in sim. Oppure chiaramente altre regole forse anche migliori potrebbero essere semplicemente quello di fissare una percentuale di questo gain che posso rischiare e poi mi fermo. Oppure l'altra ipotesi chiaramente potrebbe essere quella semplicemente di chiudere la piattaforma. Però ecco, ci sono situazioni come queste, oppure situazioni in cui dal lato opposto magari si perde la centratura, magari si ha una giornata no, oppure si è raggiunto
già il maximum intraday drawdown, quindi la perdita massima consentita giornaliera, e in cui devo fermarmi secondo il plan, ecco, in quel caso, se proprio non voglio staccarmi dagli schemi, posso girarmi in sim. Oppure magari quando vengo da un periodo negativo, un periodo in cui il mio setup, la mia operatività non è andata bene, quindi sto perdendo la fiducia, per riprendere può aver senso per un breve periodo fare della simulazione. Certo, dopo un determinato lasso di tempo, lungo o breve che sia, a seconda che si sia principianti o trader con già dell'esperienza, ci si deve bagnare i piedi, cioè si deve introdurre o reintrodurre l'aspetto psicologico, quindi si deve andare live. Ecco, questa cosa qua, da un po' di tempo a questa parte, è possibile farla anche in modo graduale. Mi riferisco ai contratti micro che si stanno diffondendo e credo che si diffonderanno sempre di più, ovvero sia dei contratti future, che sono un decimo dei contratti corrispondenti grandi, e consentono appunto di passare da un ambiente completamente simulato a un ambiente realmente live, ma con delle esposizioni molto molto controllate. Quindi questo è molto utile sia per i principianti, ma anche per i trader con più esperienza, che in questo modo possono abituarsi a tradare un numero maggiore di contratti, ma in modo particolare anche frazionare la propria posizione, la propria esposizione in più contratti. Questo è sempre utile da un punto di vista di money management, anche se da un punto di vista commissionale potrebbe essere talvolta meno conveniente. Però il fatto di poter essere in grado, a parità di rischio, di dividere la propria posizione, di spalmarla su più contratti, può risultare utile. Un'altra possibilità che si ha, diciamo, per fare questo ingresso graduale ai mercati live è quella dei trading evaluators, ovvero sia dei valutatori. In realtà sono delle prop trading firm che valutano dei trader per poi eventualmente, diciamo così, assumerli, prenderli nel proprio staff e farli tradare live con il loro capitale, con il capitale della prop trading firm. Un esempio è Top Step, lo conoscete, ce ne sono tanti altri. Ecco, il fatto di utilizzare un trading evaluator, oltre a dare la possibilità, se poi si superano determinati step, di essere poi fondati e tradare denaro live, anche nel frattempo, quando si fa quella che ad esempio a Top Step chiamano la combine, ovvero sia la fase in cui loro ti mandano in sim, in realtà una simulazione che però non è una simulazione totale, nel senso che il trader è controllato, deve rispettare determinati parametri, deve superare determinati step, per cui è un po' più di una simulazione. Oltre al fatto che chiaramente se viene superata si viene poi fondati con del denaro reale e si tratta in realtà denaro di terzi, quindi con tutti i vantaggi che ne derivano. Ecco, in questa ottica i trading evaluators sono uno strumento che possono consentirci di fare questo passaggio dall'ambiente simulato all'ambiente reale in modo graduale e diciamo quanto più efficiente possibile. Come sapete, noi abbiamo un rapporto di collaborazione con Top Step, per cui chi di voi fosse interessato può partecipare alla combine, quindi alla selezione, passando attraverso il nostro sito ed ottenendo uno sconto del 20% per chi fosse interessato. In conclusione possiamo dire che tradare in sim, specie se fatto correttamente e in modo realistico, può essere un qualcosa di utile e formativo in determinate circostanze. Ovviamente non è la stessa cosa del trade live. Tuttavia, ripeto, se fatto correttamente, soprattutto per i principianti, ma anche per chi ha già dell'esperienza, può rivelarsi uno strumento talvolta molto utile. Anche per chi ha già dell'esperienza, chi è abituato a tradare live, switchare in sim non deve essere un qualcosa di cui vergognarsi, perché è come se il pugile si vergognasse di fare delle figure a vuoto in palestra. Chiaro, non è la stessa cosa che combattere sul ring con un altro avversario, tuttavia è una forma di allenamento piuttosto utile. Poi certo, l'aspetto psicologico, una volta che si andrà live, farà una bella differenza, una differenza importante, ma questo è un altro discorso per il quale purtroppo il sim training può fare veramente veramente poco. Vi ringrazio per l'attenzione, a presto e buon training.